Ciao ragazzi, bentornati a tutti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare finalmente di tutorial di fotoritocco. Era un po' che non ne facevo uno perché mi ero incentrato per lo più sulle recensioni che ho visto, sono molto gradite. Vi anticipo inoltre che a breve uscirà la recensione sulla Nikon Z7 II e sul Lupedec, quindi per parlare ancora di produttività dopo che abbiamo parlato anche del mouse. Allora, oggi vediamo come migliorare una multiesposizione o sostanzialmente una fotografia di paesaggio con l'effetto Orton e con un altro effetto che diciamo nasce sempre dagli esperimenti di Orton, ma che oggi viene detto effetto Kelby. Appunto dai nomi Orton e Kelby dei fotografi che hanno portato avanti queste sperimentazioni. Ma andiamo a vedere subito come si fa. Allora, non so quanti di voi conoscano Michael Orton. Michael Orton era appunto un fotografo che ha lavorato soprattutto nell'era dell'analogico e ha portato avanti questa sperimentazione, cioè la fusione di due immagini diverse tra di loro, completamente diverse dovremmo dire, una appunto perfettamente esposta e perfettamente a fuoco, l'altra invece sovraesposta di due stop o più e sostanzialmente molto sfocata. Orton, dobbiamo dire la verità, ha realizzato anche altri esperimenti, come ad esempio fondere due immagini cromaticamente differenti, quindi un'immagine perfettamente a fuoco colorata sostanzialmente e un'immagine perfettamente a fuoco del tutto decolorata, quindi del tutto desaturata, un'immagine bianca e nero. Oggi vedremo proprio come realizzare questi due effetti. Il secondo effetto è stato ripreso da un altro fotografo chiamato Kelby e oggi porta il nome appunto di effetto Kelby, ma è sostanzialmente la stessa cosa, che lo stesso principio che portava avanti appunto Michael Orton. Allora, io qui ho già fatto, vedete, vi faccio vedere, questa era l'immagine di base, questo è l'effetto Kelby, ecco qui. L'effetto Kelby porta sostanzialmente ad un forte contrasto dell'immagine, un contrasto però che noi possiamo andare a dosare e che ci permette di aumentare e diminuire il contrasto, di aumentare e diminuire la saturazione dell'immagine. Quindi vedete. Ok? Per quanto riguarda invece l'effetto Orton dà questa immagine con un aspetto onirico, un'immagine sognante sostanzialmente. Questo è quello appunto che dà la caratteristica principale che dà l'effetto Orton. Adesso ripartiamo dall'immagine principale, così vi faccio capire meglio di che cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'effetto Kelby, possiamo dire che questa qui è l'immagine di background, quindi la chiamiamo BK. La prima cosa da fare è semplicemente copiare il nostro livello, quindi Command J su Mac, Control J su Windows, se utilizzate Windows. Qui possiamo lasciare il nome BK copia o potete chiamarla come volete, tanto poi andremo a creare una cartella per riunire le immagini. Allora, questa immagine qui, che cosa facciamo? L'andiamo a desaturare. Allora, per desaturare un'immagine in Photoshop vi sono sostanzialmente un miliardo di tecniche differenti, quindi potete andare in immagine, regolazioni, saturazione, tirare giù tutta la saturazione. Ok, potete utilizzare la mappa sfumatura. Ok, potete, non so ancora, cambiare il metodo, scala di grigi. Vedete? Ci sono diversi metodi. Ok, noi utilizzeremo quello che a me piace di più, che poi dà vita ad un bianco e nero molto più contrastato, un bianco e nero davvero molto molto bello, e cioè la mappa sfumatura. Quindi andiamo qui in basso, vedete? Andiamo ad aprire il pannellino delle opzioni delle regolazioni, vedete? E andiamo a trovare la nostra regolazione, quindi mappa sfumatura. Clicchiamo su mappa sfumatura e io ho già impostato qui la maschera bianca e nera, potremmo dire. Se a voi non la dà, sostanzialmente andate qui di base e l'andate a selezionare. Date ok e voilà. Quindi vi basta cliccare due volte, a voi magari comparirà la finestra così, se non l'avete integrata come la tengo io, basta fare doppio clic qui su. Ok, vi si apre il pannello di controllo, guardate, e qui andate ad aprire predefiniti di base e potete scegliere appunto la prima, poi questo vale anche per tutti gli altri colori, se vi dovesse capitare di utilizzare ancora la mappa sfumatura. Ma se andate a vedere tra i miei video trovate già diversi tutorial dove parlo delle mappe sfumature, soprattutto per creare la color grading. Ok, qui lasciate tutto così com'è, fate ok e abbiamo il nostro bel bianco e nero. Rimettiamo la casella al suo posto. Abbiamo il nostro bianco e nero. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Andiamo a cambiare il metodo di fusione in sovrapponi e voilà, il gioco è fatto.
Adesso semplicemente vi basterà dosare l'opacità del livello, vedete? E dosando l'opacità del livello potete dare maggiore contrasto e maggiore desaturazione all'immagine, ok? Adesso selezionate i due livelli e premete Command G o Control G su Windows. E lo richiamiamo effetto Kelby, o potete anche chiamarlo semplicemente maggiore contrasto, quindi più contrast, se volete. Potete chiamarlo un po' come vi pare, sostanzialmente. Allora, questo per quanto riguarda appunto questo effetto. Io direi di impostare un valore che vada tra il 25 e il 50%. In questa foto lo lascio al 30 per il momento, ok? Allora, adesso che cosa facciamo? Andiamo a creare l'effetto Orton. Per creare l'effetto Orton abbiamo bisogno di un'immagine di base. Allora, per creare l'immagine di base facciamo Command Alt maiuscola più E. Ok, ed abbiamo creato una copia dell'immagine. Questa copia dell'immagine andiamo a rinominare Orton, ok? Allora, che cosa facciamo? Per ottenere l'effetto Orton, innanzitutto andiamo a trasformare questo livello in un oggetto avanzato. Perché? Perché questo ci rende la vita molto più facile, ci permette di poter tornare indietro sui nostri passi. Soprattutto se siete ai primi esperimenti con questa tecnica, vi consiglio appunto di trasformarlo. Poi quando ci avete preso la mano e sapete già i parametri da impostare, magari potete anche non farlo. Però vi consiglio sempre di trasformarlo in un oggetto avanzato quando applicate un effetto o un filtro, perché poi potete tornare indietro. Che cosa vuol dire? Allora, noi l'effetto Orton lo otteniamo così. Dobbiamo innanzitutto aumentare l'esposizione della nostra immagine. Quindi andiamo in immagine, regolazioni, esposizione. Diciamo di base andrebbe esposta di almeno due stop. Quindi noi partiamo da due stop, così come da manuale, diciamo. Quindi più due stop, vedete? Spostamento, correzione, gamma, li lasciate uguali. Date ok. Qui vedete sotto il vostro oggetto avanzato vi è uscita la voce esposizione. Sull'occhio potete accendere e spegnere l'effetto. Ancora andiamo ad aggiungere un altro effetto, questa volta un filtro, perché abbiamo detto che il buon Michael Orton andava a fondere due immagini, una a fuoco, l'altra totalmente sfocata, ed andiamo a impostare una sfocatura. Allora, qui signori, se andate a vedere vari tutorial online, c'è tutta una scuola di pensiero: chi dà una sfumatura molto lieve, chi la dà maggiore. Ognuno fa un po' come gli pare. Io direi che potete impostare una sfumatura che vada da un 5 pixel fino ad un massimo di 40-50, ma come potete vedere 40 è già molto 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 evidente. Io infatti di solito resto tra, come dicevo, i 5 pixel e i 20. 40 in alcuni casi può servire, 30-40 quando si hanno particolari immagini. Comunque voi sperimentate. È anche per questo che abbiamo creato. Voi comunque sperimentate, anche per questo che abbiamo creato appunto l'oggetto avanzato. Quindi io imposto un raggio di 10 pixel, ok? E abbiamo adesso la nostra immagine bella sfocata. Adesso non ci resta che andare a cambiare il metodo di fusione. Se avete la versione in inglese lo troverete come Blend Mode. Ed andiamo ad impostare Moltiplica. Allora, anche qui ci sono tutta una serie di varie scuole di pensiero. Diciamo che il metodo di fusione, diciamo più vicino a quello che era il concetto di Michael Orton, dovrebbe essere il moltiplica. Ma se andate a fare diverse sperimentazioni, guardate, potete appunto provare scolore o schiarisci che vanno a, come dire, a lavorare più sulle luci invece che sulle ombre. Potete andare a provare a sovrapporre luce soffusa, luce intensa. Alla fine io vi consiglio di provare un po' di cose, vedete. Potete trovare, se usate differenza, andate a fare davvero delle cose artisticamente rilevanti e molto molto diverse tra loro. Io vi faccio vedere come funziona con il Blend Mode Moltiplica, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora, come potete vedere, l'immagine a questo punto è molto scura, quindi noi possiamo tornare su esposizione. Andiamo a fare doppio clic su esposizione e andiamo a cambiare l'esposizione. Io la metterò questa volta a 5. Adesso abbiamo ottenuto tutto un altro effetto. Guardate. Allora, questo è quanto riguarda l'effetto Orton. Adesso vi ripeto, c'è tutto un mondo da poter scoprire perché avendo utilizzato per l'appunto l'oggetto avanzato, voi potete tornare sia sulla sfocatura. Guardate.
Ok, potete andare a aumentare, diminuire la sfocatura, quindi potreste provare 8, 50, 200, 2000, non lo so, quello che volete. E poi potete tornare sulle esposizioni, quindi come vi ho fatto già vedere, potete aumentare, diminuire, guardate, cambiate totalmente l'effetto aumentando o diminuendo l'esposizione. Per quanto riguarda l'esposizione, io vi do un consiglio di utilizzare un'esposizione tra 2 e 6 stop. Ok? Poi siete sempre liberi di poter sperimentare. Altra sperimentazione che potete fare, come già vi ho detto, è quella di andare a cambiare il metodo di fusione. Lì potete provare un po' tutti, guardate. Se andate a cambiare il metodo di fusione, ad esempio, proviamo una cosa, proviamo sovrapponi, guardate. Sì, sovrapponi. Potete andare a fare un'altra cosa, cioè potete cliccare qui. Al lato del livello vi si apre la finestra dello stile di livello e qui potete andare a lavorare su questi split. Tenendo premuto Alt, guardate, potete andare a migliorare il metodo di fusione. Quindi fondere più sulle luci, fondere più sulle ombre, ok? Quindi ottenere tutto un altro effetto. Guardate. Vedete com'è differente? Quindi questo è tutto per quanto riguarda l'effetto Orton, per quanto riguarda i due effetti Orton, che poi appunto potete chiamarlo Kirby Orton, potete chiamarlo un po' come volete. Io vi ho parlato di chi è stato il primo a pensare questa tecnica. E vi ricordo quindi che sto per realizzare il mio ultimo videocorso che si va ad aggiungere al mio videocorso sulla fotografia e al mio videocorso su Photoshop, che è inerente appunto il lavoro con Lightroom e Photoshop sulle multiesposizioni e sulla fotografia di paesaggio. Quindi ci sarà, parleremo di come impostare la fotografia di paesaggio in esterni, quindi di come scattare, e poi appunto di tutta la parte che c'è dietro per lo sviluppo ed il fotoritocco. Io direi che anche per oggi va bene così, signori. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.